Finalmente è finita. È stato un lungo percorso. Abbiamo mantenuto la promessa. Giustizia è stata fatta. A scrivere questo commento è Maria Ragusa, la cugina di Roberta Ragusa, una madre di 45 anni scomparsa dalla sua casa a San Giuliano Terme, Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Antonio Logli, il marito di Roberta, è stato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per l'omicidio di sua moglie. I giudici hanno stabilito che la donna non si è allontanata volontariamente, ma è stata uccisa da Logli. Quest'ultimo ha costantemente sostenuto la sua innocenza e ha lottato fino all'ultimo per dimostrarla, senza però riuscirci. La scorsa settimana la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi avvocati contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova, che aveva respinto la sua richiesta di revisione del processo. Questa decisione rappresenta la chiusura di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, ponendo definitivamente fine alle speranze di Antonio Logli di essere riconosciuto innocente. L'ultima mossa legale si è basata su una questione di natura tecnica, poiché Logli aveva precedentemente avanzato una richiesta di revisione del processo. I giudici avevano quindi convocato un'udienza per esaminare questa richiesta. Nell'ambito di quest'udienza, che si è conclusa con una sentenza di inammissibilità, i giudici hanno respinto la possibilità di una revisione e a tale udienza hanno partecipato anche le parti civili, vale a dire le cugine di Roberta e l'associazione Penelope. Gli avvocati di Logli avevano ritenuto che le parti civili non dovessero essere ammesse a questa udienza e pertanto avevano presentato un ricorso in Cassazione. La loro speranza era che la sentenza di inammissibilità fosse annullata e che si potesse procedere a un nuovo esame dell'intera questione. Tuttavia, nelle scorse settimane, la Suprema Corte ha respinto anche questo ricorso, giudicando l'argomentazione della difesa priva di fondamento. Questo significa che Logli non ha più nessuna possibilità di appellarsi alla legge. Come ha affermato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e avvocato a lungo vicino alla famiglia di Roberta, il gioco è fatto. In altre parole, le vie legali per Logli si sono esaurite definitivamente, ha aggiunto. Non solo i giudici, ma anche gli avvocati devono parlare con le sentenze e noi abbiamo parlato. È motivo di soddisfazione professionale constatare che, ancora una volta, la Suprema Corte è stata pienamente in linea con le nostre osservazioni tecniche. Con la coscienza a posto, archiviamo la vicenda giudiziaria con la consapevolezza di aver mantenuto la promessa e di aver dato dignità alla memoria della nostra Roberta. Un grazie particolare al collega, professor Francesco Mazza, che ha rappresentato in giudizio l'Associazione Penelope. Tuttavia, negli ultimi giorni, è emersa un'altra notizia destinata a suscitare dibattito. Durante il periodo in cui Antonio Logli è stato detenuto, sembra che abbia ottenuto già 3 permessi premio, che gli hanno permesso di lasciare temporaneamente il carcere per visitare i suoi familiari. Inoltre, alla luce dell'ultima decisione della Cassazione, sembra che Logli abbia l'intenzione di richiedere un regime di semilibertà che gli consentirebbe di lavorare durante il giorno e di rientrare in prigione solo per la notte. In altre parole, nonostante siano trascorsi solo pochi anni dalla sua condanna, ha già beneficiato di alcune agevolazioni e potrebbe presto ottenerne di ulteriori. Nel frattempo, va notato che il corpo di Roberta non è stato ancora ritrovato. Ora che la vicenda giudiziaria è giunta a termine, ci si aspetterebbe che Logli rivelasse finalmente il luogo in cui si trovano i resti della moglie. Tuttavia, la strategia difensiva del marito si è sempre basata sull'assenza del corpo, sostenendo che questo rappresenti una mancanza di prova concreta dell'omicidio. Secondo la versione di Logli, la moglie sarebbe fuggita volontariamente in piena notte, indossando solo il pigiama, in una notte fredda di gennaio, abbandonando definitivamente i loro 2 figli. Tuttavia, le sue affermazioni furono contestate dal vicino di casa, Loris Gozzi. Questo testimone dichiarò di aver visto Logli fermo in macchina sul margine della strada proprio nella notte in cui Roberta scomparve. Circa 20 minuti più tardi, Gozzi affermò di aver assistito a una lite tra una coppia, presumibilmente Antonio e Roberta, lungo la stessa strada.
Nel tentativo di respingere la testimonianza di Gozzi, Logli presentò nella richiesta di revisione la testimonianza di C.G., un detenuto di 60 anni. Nel 2016 quest'uomo si trovava detenuto nello stesso carcere in cui Loris Gozzi era stato rinchiuso a quei tempi, non in relazione alla vicenda Ragusa. C.G. affermò che in quell'occasione Gozzi gli aveva confessato di aver mentito sia ai carabinieri che alle autorità giudiziarie quando fu interrogato riguardo al caso Ragusa. Questa testimonianza fu successivamente corroborata da un altro ex detenuto di nome R.M., il quale dichiarò di aver ricevuto le stesse confessioni da parte di Gozzi. Tuttavia questi ha negato categoricamente di aver fatto tali affermazioni ad altri detenuti. Inoltre, la Corte ha smontato l'argomentazione difensiva, ritenendo attendibile la testimonianza di Loris Gozzi. Le parole del vicino di casa sono state giudicate cruciali per delineare gli eventi che hanno preceduto immediatamente l'omicidio di Roberta Ragusa. La Corte ha sottolineato che è altamente improbabile, come sostenuto dalla difesa, che uno degli ex detenuti che avrebbero ricevuto queste presunte confidenze nel 2016, ben consapevole della rilevanza che tale confidenza poteva avere nel procedimento allora in corso nei confronti di Logli, se ne sia dimenticato fino al 2019, quando ne parlò con il suo avvocato. È altrettanto improbabile che l'altro ex detenuto ricordi gli stessi dettagli, specialmente dopo aver ascoltato le dichiarazioni del primo in televisione. Tuttavia, come detto nell'ordinanza, considerate da un lato le resistenze iniziali di Gozzi a riferire quanto a sua conoscenza e dall'altro la superficialità con cui, parlandone a terzi estranei, avrebbe rivelato la falsità delle sue dichiarazioni, deve concludersi che le prove nuove proposte da Logli non potrebbero determinare la revisione della sentenza di condanna. La Corte ha attentamente esaminato le altre questioni sollevate dalla difesa, tutte tese a promuovere una nuova valutazione sulla scomparsa di Roberta. Gli avvocati avevano fatto riferimento a una relazione generica del 2020 presentata dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Questa relazione evidenziava come la causa principale delle scomparse fosse spesso attribuibile a una scelta volontaria. Tuttavia, è importante sottolineare che questi dati rappresentano statistiche generali e non costituiscono valutazioni specifiche relative al caso di Roberta Ragusa. Inoltre, la difesa aveva riportato alcune dichiarazioni rilasciate dai figli di Logli, così come quelle di Sara Calzolaio, l'amante di Logli all'epoca dei fatti e ora sua compagna. Secondo queste testimonianze emergeva un quadro in cui Roberta non veniva descritta come una madre affettuosa, ma piuttosto come una donna sopraffatta dalla vita familiare. In merito a ciò, i giudici hanno specificato: le dichiarazioni di Logli Daniele, Logli Alessia e Calzolaio Sara erano già a conoscenza dei giudici di merito, che hanno escluso motivatamente l'eventualità di un allontanamento di Ragusa, avvenuto volontariamente o perché si trovava in stato confusionale. Inizialmente era stata avanzata un'ipotesi insolita, secondo cui Roberta sarebbe scomparsa portando con sé il suo peluche, un oggetto che pareva essere assente dalla casa. Tuttavia, nei tre gradi di giudizio, l'evento è stato ricostruito in modo diverso. Quella notte fatale, Logli aveva costretto la moglie a salire in auto, dirigendosi verso un luogo sconosciuto dove avrebbe poi commesso l'omicidio. Il movente sembrava essere legato alla relazione extraconiugale di Logli. Roberta aveva annotato i suoi sospetti di tradimento da parte del marito su un diario e forse aveva scoperto la verità. Da quel momento scomparve misteriosamente e non si è più fatta vedere.